Grande partecipazione nel weekend cortonese al seminario regionale Officina per i bisogni educativi speciali, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dalla web community chiamata Scuola, dall'Associazione Autismo Toscana, dal Comune di Cortona e dalla Direzione Didattica di Cortona 1. Insegnanti, operatori e genitori da tutta la Toscana hanno preso parte alla Due Giorni, che si è tenuta sabato 26 e domenica 27 ottobre presso il centro Sant'Agostino di Cortona. Al centro del convegno il tema dei cosiddetti BES, i bisogni educativi speciali, introdotti dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e dedicati a tutti quegli alunni che per un'ampia varietà di ragioni presentano una richiesta di speciali attenzioni. Le condizioni socio-economiche, ma anche quelle legate ai bambini immigrati o adottati che hanno problemi di introdursi a causa della lingua, ma i problemi legati ai BES sono anche quelli di problemi legati all'apprendimento, come per esempio la dislessia oppure all'iperattività, sono tutti questi rientrano nei BES. Il Comune di Cortona in occasione del convegno ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo servizio. Apriremo uno sportello, il primo a livello provinciale, riguardo bambini con bisogni educativi speciali e in particolare dedicato all'autismo. Allo sportello potranno venire sia i genitori sia gli insegnanti, quindi tutti coloro che hanno necessità di comprendere qualcosa riguardo ai bisogni dei propri bambini oppure dei propri alunni. Sarà un ufficio in via Quinto Zampagni, dove attualmente c'è lo spazio compiti, non solo compiti, e la ludoteca. Verrà aperta due volte alla settimana e lì appunto potrete trovare sia i genitori, sia gli insegnanti, sia degli psicologi o degli esperti per parlare di queste problematiche legate al mondo della scuola e anche dell'extrascuola.